Ragazzi, Mathieu Van Der Poel vince il mondiale gravel. Allora, io questa cosa l'ho scoperta praticamente guardando ieri, che era domenica, su Instagram. Scorro Instagram e vedo Mathieu Van Der Poel che taglia un traguardo alzando le mani. Dico, ma che gara ha fatto? Poi vado a vedere il nuovo campione del mondo. Campione del mondo di che? Che mondiale c'era? Che mondiale ha corso? Mondiale gravel. Mi sono cascate le braccia. Allora, questa cosa qui della vittoria del mondiale gravel mi dà un po' l'idea, come dire, Mathieu Van Der Poel ha detto, visto che non vinco più niente da, mi sembra, marzo-aprile, cosa c'è in programma che potrei andare a vincere comodo che non fa nessuno? Il mondiale gravel, gravel. Vabbè, sì, hanno fatto un mondiale gravel. Allora, io vi posso dire una cosa dal mio punto di vista. Se parliamo di e-bike, come dico sempre, le bike, se c'è un motore non è ciclismo, quindi è assurdo che UCI faccia il mondiale di bici elettriche. Per me è proprio un abominio, una cosa scandalosa. Mentre ovviamente una bici gravel come questa, fantastica, questo è un tarocco comunque. Una bici gravel assolutamente no, è una bicicletta, è sotto UCI ed è giusto che UCI faccia il mondiale di quello che vuole. È una bici, sì, può farci il mondiale, ovvio, certo. Quindi questo è il mio personalissimo punto di vista. Secondo me un mondiale gravel è una cosa ridicola, ma tanto più corso come l'hanno corso loro, sono arrivati puliti con le bici da strada, bici da strade bianche, aveva una Aeroad che è arrivata bianca intatta, ma vi sembra gravel quello? Volete fare un mondiale gravel? Bene, obbligateli ad avere le borse a fare almeno 3 giorni fuori, a fare 1000 km. No, non lo so ragazzi, obbligate a fare qualcos'altro, il gravel è tutt'altro, il gravel non è gara. Oh, attenzione, attenzione, questo è il mio punto di vista, io sto dando il mio punto di vista su una cosa che ritengo veramente ridicola, dai ragazzi, è ridicola. Mondiale gravel e si presenta con un Aeroad con i copertoni da 28, la fa a fuoco, non c'era nessuno. Tanto di cappello, Mathieu Van Der Poel è fortissimo, quindi avrebbe sicuramente vinto in tutte le con qualsiasi avversario. È chiaro, Mathieu è uno dei 5, dei 4 super fuori classe. E va bene così, è voluto andare a fare, secondo me, una cosa un po' di proprio terzo ordine, di terzo ordine. È come se domani UCI facesse la gara bici da città con il cestino, i parafanghi e tutto. Ci sta, lo può fare, certo che lo può fare, è una bicicletta, quindi può fare una gara di bici da passeggio e ti arriva Mathieu Van Der Poel a fare la gara di bici da passeggio, ragazzi. Non si può nemmeno sentire una cosa di questo genere, tanto più se voi dite facciamo una gara di bici da passeggio e poi ti presenti con una Aeroad, cioè il gravel è una filosofia secondo me di bici. Poi è chiaro che per il dio denaro si fa di tutto e quindi il gravel diventa una gara con bici da strada senza nessuna modifica, imbarazzante, veramente è stata una cosa raccapricciante dal mio punto di vista, un brutto segnale che ha voluto mandare Mathieu Van Der Poel, veramente brutto, poteva far di meglio, poteva magari impegnarsi per fare un buon chiudere una stagione magari facendo un ottimo Lombardia, poi magari farà un ottimo Lombardia e se lo vince, però uno come lui che si presenta a una gara di quel genere lì. Sì, poi giustamente ognuno fa quello che vuole, UCI in primis decide di fare un mondiale di quel genere lì, va bene, sono d'accordo con UCI, ma fatelo vero, obbligate ad usare le borse, obbligate ad andare in autonomia, aveva il borsellino per cambiarsi la camera, però obbligateli a fare 24 ore fuori, insomma, un qualcosa di diverso che una gara. Praticamente era una gara di ciclocross, ma nemmeno, con tanto asfalto, cioè non mi è piaciuta. Questo è il mio punto di vista e ci tengo a sentire il vostro punto di vista, cosa ne pensate voi di questa cosa di Mathieu Van Der Poel che è il campione del mondo di gravel. Alla prossima.